Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Questa sera torniamo a parlare delle slot. Già eravamo stati in un bar di Saione qualche mese fa, avevamo incontrato un barista che aveva scelto di liberarsi delle fatidiche macchinette. Questa sera siamo con Matteo Cavagliari Verdelli, che gestisce la tabaccheria Il Cama, in cui invia Marco Perenio. E ovviamente Beppe Marconi, che salutiamo. Ciao, buonasera. Allora, abbiamo letto un post su Facebook di Matteo che diceva: io vorrei liberarmi di queste, chiamiamole macchinette, slot, perché il fenomeno del gioco d'azzardo ovviamente ce l'hai sotto gli occhi, sì, tutti i giorni, delle dipendenze. Ecco, crea dei mostri. Il problema è questo, crea dei mostri, crea difficoltà a volte anche a noi esercenti, perché comunque altera le persone, le altera proprio come reazione, come cattività, frenesia, una cosa allucinante, oltre che poi sono anche brutte da vedere. Il problema nostro è che siamo noi esercenti vincolati con dei contratti allucinanti che prima non venivano fatti, ma negli ultimi anni ti obbligano ad avere. Non solo, ci sono anche delle imposizioni, ossia vuoi le scommesse sportive o metti le slot o niente. Per noi scommesse sportive, come il gioco del calcio, si sa, è una cosa normalissima, schedina 2, 3, 5 euro, così, però se non metti le slot non le hai, queste sono imposizioni che ti fanno loro. Toglierle comporta delle penali, nel mio caso sono 6.000 euro a macchina, quindi 1, 2, 3, 4 macchine, 24.000 euro. Ho proposto una trattativa, loro mi hanno detto 15.000, ora capite bene che a me mi portano un guadagno, che io dovrei comunque togliere perché c'è anche una questione etico-morale per la bellezza del locale, però anche un pagamento così esoso di 15.000 euro risulterebbe qualcosa di allucinante, e questo purtroppo è una cosa che ci vincola a noi, ci vincola parecchio. Quindi ti sei rassegnato a tenerlo? Di più o meno sì, diciamo, sto portando avanti delle pratiche, vediamo un po', al limite ci sarebbe aspettarci nel prossimo anno con questo rinnovo RIES, che è il nostro rinnovo per l'albo, che c'hanno tutti quanti esercenti che attuano l'uso delle slot machine o dei giochi videolotteri. Oppure vediamo un po' se scendiamo in trattativa, ma da una parte proprio ci rispondono PIC. Il problema è che queste aziende campano su questo e da una parte mettono i panni loro, da una parte però anche i panni esercenti, che ci impongono i contratti allucinati con queste penali da 6.000 euro a macchina. Nel mio caso qualcuno c'ha la penale da 10.000, qualcuno da 5.000. Pensate, una tabacchiera, un amico mio, un bar tabacchi a 8 slot, a 10.000 euro dovrebbe pagare 80.000 euro di penali, quindi che succede? Le tieni. Molti le vorremmo tenere spente, ma siamo obbligati da contratto a tenerle accese, a farci giocare il cliente. Addirittura se il cliente giocasse, in alcuni casi noi non potremmo mandarlo via, dovremmo prolungare il nostro orario di lavoro, c'è qualcosa di allucinante. Ecco. È strano perché da tutte le parti appelli, no, per contenere le dipendenze da gioco, e poi chi vuole fare qualcosa di concreto viene sostanzialmente impedito. No, certo, ma questo è classico dello Stato italiano, nel senso... AMS e via discorrendo prendono migliaia di soldi, cioè questo qui comunque è un giochino che porta miliardi, porta lavoro, perché comunque sono le aziende con i tecnici che produce i mobili, perché sono le aziende che producono i mobili, le aziende che producono le schede, le aziende che producono dietro i ponti radio, perché sono tutte quante collegate con AMS. Questa è una cosa importante, se non vedete antennini, cose del genere, stiate un po' titubanti sul gioco, perché vuol dire che non sono collegate con la rete, devono essere tutte quante obbligatoriamente collegate con la rete. È disarmante questa cosa, davvero, guarda, è veramente disarmante. Troviamo una persona intelligente e la persona intelligente non può usare la sua intelligenza per fare quello che deve fare. Effettivamente lo Stato è... diciamo che non c'è parole per parlare dello Stato, perché rovina i suoi cittadini e dalla parte glieli prende e dalla parte glieli dà e dalla parte poi glieli riprende un'altra volta. È una cosa vergognosa, non è assolutamente possibile. Io ho sentito anche dei casi, e sono rovina famiglie, sono, come dice lui, abbrutiscono le persone, abbrutiscono tutti, creano veramente problematiche di qualsiasi natura. Ho avuto anche clienti che sono buttati sotto il treno per questo, quindi... è veramente avvilente che uno Stato italiano non possa permettere certe cose, però d'altronde da questo Stato non ti può aspettare che questo. Tu ci spiegavi prima poi perché queste macchinette attraggono, perché non tutti lo sanno. No, allora la slot, a differenza di altri giochi, lotto, superenalotto, gratta e vinci, scommesse sportive, ha un pregio che obbligatoriamente restituisce fra il 65 e il 70% del versato. Facciamo un esempio, io inserisco qui 100 euro. Ok?
10, 5, 20, 200. Se io inserissi 100 euro qui dentro, io dovevo avere per legge, perché le macchine sono state così, 65-70 euro. Quindi io so che se ne gioco 100, almeno 65 li riprendo. Quindi dico, ma mi tento la fortuna, magari 35 li butto via, che vuoi che siano. Cosa succede? Queste macchine pagano massimo 100 euro per volta in gettoni. Però hanno una cosa chiamata bonus, cioè magari tu vinci il bonus e vinci 600 euro. E come fai? Vinci 100 euro, ci rimetti un euro, la macchina ti fa rivincere altri 100 euro, rimetti un altro euro, 2 euro magari, e la macchina altri 100 euro. Quindi che succede? Magari c'è la persona prima di te che ha vinto 600, 500, 800, 1000 euro, e tu cosa farai? Se la macchina, ad esempio, avrà pagato 1000 euro, tu dovrai rimetterci 1000 euro più un altro 30-35%. Prima che gli dia. Poi magari la macchina gli dà altri 100 euro via via, quindi ancora di più. Quindi che succede? Magari arriva uno, il principio è questo, ci butta 300-400 euro, non li ha più, va via, arriva un altro, ce ne rimette 200, va bene, e scassetta. Dopo che succede? Il giorno dopo lui ritorna, o il pomeriggio, rigioca ancora, e magari continua a ripetere, ed è per questo che si innesca un giochino. Il problema qual è? La cosa che mi dà rabbia è che nel mio locale non posso decidere quello che fare, cioè se io domani decido di togliere i liquidi per sigarette elettroniche, io le tolgo e il mio referente mi dice pace, cioè capito, peggio per te che non li vendi, perché io non posso essere libero di toglierle? Cioè c'è un contratto vincolante, ma vincoli da cosa? Quando io ho fatto il passaggio di proprietà sono stato obbligato a tenerle, altrimenti le avrei perse subito, quindi ho dovuto rinnovarle, e quando ti ripropongo di rinnovare ti dicono o le riprendi con noi oppure non le vuoi più con noi, perfetto, le prendi con un altro, ma per 6 mesi te non hai nessuna slot, perché? Perché le pratiche di rete non ti permettono di averle. Ad esempio, il mio locale è 55 metri quadri, per legge non posso avere più di 4 slot, ok? Perché i slot vanno in base ai metri quadri, per un massimale di 8 slot. Quindi, se io decidessi di toglierle, di andare con un altro magari società, che succede? Loro mi fanno ostruzionismo, me le tolgono subito, ma per 2, 3, 4, 5, 6 mesi alla rete figura sempre a AMS che io ho queste 2 slot e quindi l'altra azienda non può subentrare. È un discorso articolatissimo, però è così. Pazzesco. Siamo a livello mafia, qualcosa del genere, secondo me, no? Perché ora con un libro che fa quello che crede opportuno, è vero che si fanno i contratti, ma è anche vero che i contratti si possono disdire, si può prendere per il collo la gente. Però sai, in questo campo diventa veramente difficile. Ti ricordo anni 30 dell'America, proibizionismo, siamo lì. Matteo, complimenti comunque perché ci hai provato e continuiamo. Buon lavoro. No, noi continuiamo, ci sono delle associazioni che voglio ringraziare, Slot Mob che mi hanno contattato, mi hanno dato una grossa mano, altri privati. La cosa che fa piacere è che ci sono molte persone che magari ti odiano perché nessuno è perfetto, però hanno visto magari nell'idea un modo per dare una mano. C'è una persona con cui noi non ci parlavamo, però mi ha detto guarda Matti, ti metto in contatto con questa persona, così è. Io non voglio fare il santone. Come va di moda adesso come te, o la persona pulita, non lo sono assolutamente. Però è giusto, secondo me, che se uno non ha voglia più di tenere determinati attrezzi o cose del genere, sia libero. Può essere un discorso economico, morale, però che sia libero di fare quello che vuole nel suo locale. Questa è la cosa importante. A domani, ciao. Ciao.